Praticamente Di Maro non è altro che un protettorato napoletano, dove in effetti in mezzo al verde di questa bella, meravigliosa Val di Sole ci sta questa straordinaria macchia azzurra, dove se vai nei negozi si sente parlare napoletano, per strada lo stesso, bambini, adulti, tutti parlano la nostra lingua. Ed è una cosa straordinaria. Ancora più straordinario è il modo in cui questa gente ci accoglie. Tra l'altro guardate questi palazzi, sono tutti, ma veramente degni della più bella scenografia scudettiana che si è vista ai quartieri spagnoli, grandi per la scenografia, devo dire. E tutti gli alberghi, le strade sono imbellettate con bandiere azzurre, balconi, finestre. La gente ci guarda con grandissima simpatia, gentilissimi tutti quanti, e direi, vabbè, noi ci portiamo i soldi, portiamo i soldi in tantissime altre parti del mondo, ma ci trattano a pesce in faccia, sinceramente. Guardate qua, qua non abita un napoletano. Cioè, guardate i palazzi, non c'è una sola strada, un solo palazzo che non sia. È meravigliosa sta cosa, è veramente una cosa straordinaria. Noi stiamo andando chiaramente al centro sportivo, i nostri servizi li potrete vedere anche su piattaforma YouTube, su Synapsi News e su Napoli News Magazine, le due testate principali. No, guardate questi palazzi, non ce n'è uno che non abbia qualcosa del Napoli. Questi sono i vari club Napoli di diverse parti d'Italia, come vedete, postazioni di amici e colleghi un pochino ovunque, vedete, cioè questa è Di Maro questa mattina, ma è Di Maro ieri e sarà Di Maro fino a fine mese. Veramente molto molto bello. Io vi confesso che è la prima volta che ci vengo, dovevo venirci lo scorso anno, poi facemmo un po' di conti in tasca e la rete non se lo poteva permettere. Quest'anno lo stiamo facendo. Stiamo facendo in collaborazione. Di Maro è un'emozione che a mio avviso tutti i tifosi del Napoli dovrebbero vivere, dovrebbero vedere e dovrebbero provare. È un'emozione unica. Poi i giocatori, fra poco li vedrete, usciranno dopo l'allenamento, faranno autografi, stringono mani. Ieri c'è stata la fase di allenamento mattutino, in quella pomeridiana c'è stata anche la partitella, si è visto, come abbiamo detto, nei nostri servizi un Napoli diverso da quello di sempre. Cominciamo tutti quanti ad abituarci a vedere, a pensare un Napoli diverso da quello di Sarri. Non è un Napoli che non vedremo più, è un Napoli un poco più robusto al centrocampo, ma anche in fase difensiva. Mister Ancelotti ha spostato un pochino l'ordine dei fattori senza snaturare violentemente il modulo. Si è visto il tiki-taka a cui eravamo abituati, ma a fasi, perché la novità sono questi, a mio avviso, i lanci che si stanno facendo da centrocampo a tagliare. È una fase nuova, non diciamo ancora nulla. Una cosa si sta aspettando con ansia, perché che si dica, sicuramente si è capito ormai, non sarà né Benzema né Cavani, ma sicuramente arriverà un attaccante importante di peso. Ah, una cosa particolare, c'è più odio
per il presidente in rete che qua ci sta un popolo che lo adora. Ieri c'è un'ovazione incredibile, forse anche in attesa, perché io credo che molti potessero essere stati delusi dal mancato arrivo di un bomber, però un'ovazione, lui è sceso tra i bambini con i quali ha scherzato, gli ha dedicato anche questo spazio, come vedete questo è uno spazio dedicato ai ragazzini, anche agli adulti che sono più ragazzini di ragazzine, come vedete. Noi siamo arrivati al centro sportivo di Di Maro, questa è la fila al bar, non vi dico e non vi conto, però vediamo un attimo chi ci sta in tribuna stampa, dopodiché sarò costretto a spegnere il telefono, altrimenti me lo buttano via, perché qua sono vietate tutte le trasmissioni. Ora vi lascio.